questa storia. È una storia lunga e affascinante. Incomincia il 4 di maggio del 1911 nel porto di Genova e finirà nel 1952, il 2 di luglio del 1952, 40 anni dopo, a Letizia. Letizia è un piccolo paese della Colombia, proprio dove la Colombia confina con il Perù e con il Brasile. Ci sono 6 attori, ci sono io, in veste di narratore, un po' come la voce fuori campo degli sceneggiati anni 50, o come il prologo in Shakespeare, così si direbbe storyteller. Insomma, ci siamo noi, però soprattutto ci siete voi, e dovrete darci una mano, immaginando. Perché se io vi racconto che siamo emigranti all'inizio del secolo scorso, voi dovete immaginare il porto di Genova, il fumo dei piroscafi, dei transatlantici, moltiplicate per 100 o per 1000 ciascuno di loro, immaginate la folla, il rumore, gli odori, ci sono poveracci e borghesi, ci sono famiglie intere con i bambini che piangono, ci sono marinai e ufficiali, tutti loro hanno di fronte l'oceano Atlantico, 40 giorni di traversata per arrivare all'America, una traversata piena di insidie, di rischi, di dolore, e per chi arriva alla fine Buenos Aires, vista con gli occhi di chi non ha mai lasciato il suo paese, in Sicilia. Poi passeranno 40 anni e ci troveremo negli anni 50 in un piccolo paese della Colombia, Letizia, dove c'è anche lì un porto, però è un porto fluviale. E il fiume si chiama Rio delle Amazzoni, è uno dei più grandi fiumi del pianeta. E noi questo fiume ce lo siamo portati qui a Matera, l'abbiamo rinchiuso, piegato con cura e chiuso in una di queste valigie. A Letizia troveremo la United Fruit Company, una spregiudicata multinazionale che cerca di strappare e rubare le terre ai contadini. Letizia però è un posto di confine, c'è una caserma. Nella caserma naturalmente ci sono dei soldati, e questi soldati per ingannare il tempo giocano a calcio. Lo fanno su un campetto dove c'è più terra che erba, dove i pali delle porte sono arrugginiti. La loro squadra si chiama Independiente Sporting. Non è una squadra normale, è la peggior squadra del Sud America. Non ha mai vinto una partita. Letizia avrà la voce e il corpo di una delle nostre attrici. Lei parlerà ai suoi abitanti, ma loro non riusciranno a sentirla. O meglio, uno sì, si chiama Quintino, è il matto del paese. Lui riesce a sentire Letizia e con delle strane antenne parla anche con gli alieni. In fondo Letizia ha le due cose fondamentali che servono, il matto del paese e un campo di calcio. Perché questa è una storia di un allenatore visionario, rivoluzionario, un poeta, probabilmente un po' pazzo, ma è anche la storia di pessimi calciatori che si scopriranno capaci di credere in un allenatore visionario, rivoluzionario, un poeta, probabilmente un po' pazzo. In mezzo a questa storia ci sarà sempre un pallone, marrone come il cioccolato, cifra mano. Saremo lì 15 giorni a Letizia.